Hi guys, oggi vi parlo di un film secondo me molto attuale che è Africa Addio di Franco Prosperi, Gualtiero Jacopetti. Franco Prosperi e Gualtiero Jacopetti erano due documentaristi anarchici che poi vennero definiti di destra per le loro strane idee. In realtà i film che loro facevano, Mondocane, Mondocane numero 2, erano dei film secondo me molto innocui, che non avevano nulla di destrorso. Certo, il film Africa Addio, se lo vedete, è un film che sicuramente pecca, secondo me, di parecchio, insomma, che pecca di colonialismo in qualche modo, di troppo filocolonialismo. Ma definirlo fascista, secondo me, cioè dargli proprio una collocazione politica, secondo me è purtroppo una delle pecche di certa critica cinematografica. Africa Addio parte da un assunto, cioè dall'idea che in fondo gli africani, che siano algerini, che siano tunisini, che siano dell'Angola, che siano del Mozambico, diciamo così, raramente riescono a formare uno Stato, che è un assunto che secondo me è in parte sbagliato, in quanto non, prima dell'Ottocento vi erano degli stati in Africa. Pensiamo solo al grande regno di Aksum, che era in Etiopia e nell'attuale Eritrea, che fu quasi un impero, che poi fu polverizzato dai bizantini. Oppure al regno Zulu che si trovava in Kenya nel 1700. Quindi l'assunto è completamente sbagliato. Però è anche vero che il colonialismo, una delle pecche proprio del colonialismo, fu quella di dare la pappa pronta a questi popoli. E quindi è ovvio che molti ci misero anni, se non decenni, prima di ritrovare un senso dello Stato, ma una cosa che aveva anche avuto l'Italia. L'Italia del dopoguerra, avendo avuto 22 anni di fascismo, ci ha impiegato parecchio, quasi 5 anni, 6 veramente, per ritrovare una sorta di stabilità. Non è stata una cosa fondata così. Un'altra critica. Perché non è, il film non è fascista? Perché l'idea del colonialismo, l'idea degli africani in fondo riescono solo grazie a noi europei, è un'idea che avevano anche di molti partiti comunisti. Pensiamo al Partito Comunista Italiano e pensiamo al fatto che quando noi abbiamo perso l'Etiopia, ed è bene ricordarlo che noi abbiamo perso l'Etiopia grazie al signor Mussolini, diciamo, tanto per ricordarlo ai fascisti di casa nostra. Che quando noi abbiamo perso l'Etiopia, uno degli editoriali più brutti, più arrabbiati nei confronti di quelli che ci avevano scippato le colonie, cioè la Francia e l'Inghilterra, fu proprio da Palmiro, venne proprio da Palmiro Togliatti, che era all'epoca il segretario del Partito Comunista Italiano, che scrisse nel 1946 un editoriale contro la conferenza di Parigi del 1947, che iniziò un anno prima, però nel giugno del 1946. E si concluse nel dicembre del 47, scrivendo: noi butteremo via le nostre colonie quando Francia e Inghilterra butteranno le loro. E una delle punzecchiature che Palmiro Togliatti faceva, soprattutto alla Francia, era l'Algeria. L'Algeria non aveva ancora iniziato nel 46 il processo di decolonizzazione, ma nel film, in realtà l'Algeria è già indipendente perché, ripeto, il film è del 66, 20 anni dopo. E proprio ritornando al problema dell'Algeria, l'Algeria sarà una delle spine nel fianco dei francesi. Io, come avete capito, ho proprio una passione folle per gli stati, diciamo, di matrice araba. E una passione folle per il Nord Africa, anche se non ci ho mai messo piede, in particolar modo per l'Algeria, perché l'Algeria è
è un luogo, deve essere un luogo meraviglioso ed è un luogo meraviglioso. E vi consiglio, se volete approfondire il problema dell'Algeria, quindi la tutta la decolonizzazione che vi è stata dopo appunto il protettorato francese, vi consiglio anche Gillo Pontecorvo, il film di Gillo Pontecorvo che è contemporaneo a questo, girato nello stesso anno, che è La battaglia di Algeri. Ritornando al film, il film inizia con una sorta di incipit nel quale si dice che una volta l'Africa era felice e contenta, che poi dopo la decolonizzazione dell'Africa non si è capito più niente. Ed è un incipit sicuramente filocoloniale che non, no, ripeto, non tiene conto degli stati pre-coloniali. Però è anche vero, però c'è qualcosa di vero nel film. Che cos'è qualcosa di vero nel film? All'epoca il colonialismo, soprattutto da parte della sinistra extraparlamentare, ma anche della destra extraparlamentare, la nostra sinistra era imbarazzante perché aveva difeso il colonialismo fino a qualche tempo prima, insomma. E la Democrazia Cristiana non sapeva che fare, no? Anche se poi la base, i giovani, avevano cercato di essere anticoloniali e si creerà proprio un movimento anticoloniale anche all'interno della DC. Questa aperta e chiusa parentesi. Comunque, praticamente diciamo che una delle pecche dell'anticolonialismo è stato quello di pensare che tutte le atrocità le ha create solo il colonialismo, quindi il taglio delle mani del Congo belga, gli stupri e i massacri fatti dai nostri uomini, l'ambarandana, eccetera, eccetera. In realtà una delle cose positive del film, forse l'unica cosa positiva di quel film si può salvare, è il capire che in fondo non sono solo i colonialisti a fare i massacri. Vengono per esempio riportate le stragi, e questo va atto a Gualtiero Jacopetti e a Franco Prosper, vengono riportate le stragi dei cosiddetti Katanga, che non sono il servizio, non erano ancora il servizio d'ordine dell'estrema sinistra. Ma chi sono i Katanga? Sono dei secessionisti spesso foraggiati dai mercenari bianchi, quindi viene dato atto che ci sono i Katanga che fanno gli stupri e massacri, ma ci sono anche delle violenze fatte, per esempio, dagli stessi guerriglieri. Si parla, per esempio, si comincia a parlare del Mozambico e vi sono dei bellissimi squarci del Mozambico, oppure si parla dell'Angola. Questo film è un film che uno potrebbe dire un secolo fa, perché in fondo c'era l'interesse dell'Africa, l'Occidente ha interesse per l'Africa. Oggi l'interesse nei confronti dell'Africa non c'è più, basti pensare al fatto che l'anno scorso il Katanga un'altra volta si è sollevato e nessuno Stato ha dato più manforte al Katanga, quindi non siamo più nell'epoca degli anni 60 in cui c'era la Rhodesia, c'era il Sudafrica colonialista e filo bianco. C'era il Belgio, ovviamente, che aveva perso il Congo, e c'era tutta la Francia, c'era tutta una serie di paesi, gli Stati Uniti in funzione anti-Lumumba, e poi c'è il comunismo che oggi sì, sopravvive, diciamo, in Cina, sopravvive in qualche landa sperduta, ma è poca roba rispetto agli anni 60 e 70, e diciamoci, è un socialismo molto annacquato, pensiamo a Cuba. E quindi oggi. E poi è l'Algeria. L'Algeria, quando si parla di Algeria, tutti, ma anche 10-15 anni fa, tutti a pensare all'Algeria. Oggi l'Algeria sta praticamente in fiamme. Per tutto marzo, aprile, maggio, fino ai primi di giugno, l'Algeria non si è capito niente. Avete sentito parlare dell'Algeria? Non si è parlato dell'Algeria. A stento si parla di Siria, perché, diciamo, l'ISIS, che poi l'ISIS è nato in Iraq, vabbè, l'ISIS ha conquistato Raqqa, ha conquistato territori siriani, adesso è in crisi. Quindi a stento si parla dell'ISIS e del problema medio orientale. Figuriamoci se si parla del problema africano e del problema del Nord Africa, che praticamente è molto vicino a noi, pensiamo alla Libia.
Ritornando al film, io gli do un 7 perché è tecnicamente fatto bene, però ripeto, ha la pecca dell'essere purtroppo filocoloniale. Quindi, se volete praticamente vedervi un film che rispecchia i dettami di quel tempo, sicuramente va bene il film. Di Gillo Pontecorvo, La Battaglia d'Alger, ma questo film di Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi, che è Africa addio. Oltretutto ci sono delle bellissime musiche che vi fanno proprio entrare nell'atmosfera. Piccola curiosità, i massacri che vedrete sono molto realistici, ma Gualtiero Jacopetti confesserà anni dopo che sono stati dei massacri veritieri, nel senso che sono davvero avvenuti i massacri dei Mau Mau, ma sono stati ricostruiti con degli attori, quindi parte di questo documentario è stato fatto dagli attori. Perché? Perché immaginate i Mau Mau che si fanno riprendere mentre violentano dei bambini o mentre mangiano carne umana, diciamo, non ha proprio molto senso pensare a una cosa del genere. Neanche Amin Dada avrebbe fatto una cosa del genere, il famoso dittatore dell'Uganda. Quindi vedetevi questo film non come un reperto archeologico, ma come un film importante fatto sull'Africa, che non è un continente disprezzato, non è un continente da non tenere in considerazione, ma che è un continente che ci può ancora interessare. E con questo concludo e vi consiglio questa visione. Si trova anche su YouTube, potete trovare sia la versione inglese che la versione italiana. Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi, dall'Algeria decolonizzata all'Angola, passando dallo Zimbabwe al Chad, al Mozambico, alla Rhodesia, al Sudafrica. Quindi guardate questo film che vi accultura sicuramente. E di cultura ce n'è bisogno, se no facciamo figurelle come ha fatto la Liga di Cerea. Un bacio a tutti e guardate il film Africa, addio di Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi.